Vorrei cominciare portando il mio augurio e il mio saluto più affettuoso alla CGIL nell'occasione del suo primo centenario. Io ho vissuto moltissimi anni negli ultimi 2 secoli, ma devo dire che il ricordo più forte di tutta la mia vita è stato quello della presenza e del lavoro nella CGIL. Quando ci penso, quando penso anche alle vicende politiche che hanno percorso tutta la mia lunga esistenza, a me rimane sempre quest'idea che nel lavoro della CGIL c'era qualche verità nella quale continuo a credere nel modo più assoluto. Mentre tutte le cose possono vacillare, quella non vacilla, la fedeltà alla CGIL. Voglio confermarlo ancora in questa occasione. Io sono entrato molto giovane alla Costituente, subito dopo la guerra di liberazione, però devo dire che io avevo dietro di me già molte vicende. Ero già un vecchio antifascista. Fin da giovane io ero stato molto combattivo come antifascista e questo mi era rimasto nella vita. L'arrivo alla Costituente, naturalmente io ero molto contento, ero giovane, ero molto contento di essere, subito mi pareva di essere diventato un'autorità, mentre non lo ero, ero un semplice Costituente come molti, però il clima era molto positivo, nel senso che c'erano dei conflitti molto forti nella Costituente, erano i conflitti fra la destra e la sinistra, e con accenti molto duri, spesso anche molto personali. Ma la cosa che mi colpì subito fu che mentre al mattino si discuteva della politica di governo, quindi fra la destra e con un forte conflitto fra destra e sinistra, nel pomeriggio si lavorava per le regole e queste regole noi lavoravamo serenamente. Cioè, quando ci impegnavamo nelle regole, diventavamo tutti, per così dire, in qualche modo amici fra noi. Io allora credevo molto nell'autonomia, cioè mi sarebbe parso strano che un partito potesse decidere dal centro quelli che dovevano diventare i suoi parlamentari. I parlamentari devono essere in qualche modo, e questo. Se mi permette, io credo che l'esperienza recente, molto recente, delle primarie, beh, ha rappresentato una cosa bellissima a mio giudizio, cioè di una volontà popolare di affermare la propria volontà di esistere politicamente. Questa è una cosa preziosa che bisognerebbe difendere con le unghie e i denti, quella che i cittadini possano pensare al loro futuro e non sentirsi puramente governati da altri. Ecco, io penso che il problema è quello di governarsi, non soltanto di essere governati.